Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Grazie alla volontà dei commercianti, quest'anno Corso Vittorio Emanuele riuscirà a festeggiare il Natale affidandosi al gruppo Happy Events di Marica Ricci, con ben 8 appuntamenti in piazza. Ogni sabato e domenica e anche il 22 e 23 dicembre sono previsti momenti di aggregazione con Elfi, Fate, Elsa da Frozen, Spider-Man, Giocolieri, Maghi e tanti altri personaggi pronti a regalare zucchero filato, palloncini, caramelle e far giocare i bimbi con laboratori e big games. Tende truck a bimbi, bancarelle. Primo appuntamento domani e domenica dalle 17.30 alle 21. Happy Events sostiene Salvatore Spene che è sottoposto ad urgenti cure mediche in Germania dopo aver superato un intervento delicatissimo a Milano. Si terrà domani la 37esima giornata del donatore nella sala del Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, promossa dall'ANAS. Appuntamento alle 16.30, prevista la presenza di Aldo Ozzino Caligaris, presidente nazionale FITAS, e dei cabarettisti Giulio Amico e Cristian Abate, meglio conosciuti come Fusibili Show. Durante la mattinata, alle 8, nel centro di raccolta fisso di via degli Appennini 5, si terrà una donazione di sangue, alle 10.30 nella chiesa Regina Pacis, celebrazione della messa. Laboratori di gioco mensili rivolti ai bambini dai 5 agli 8 anni li promuove il Soroptimist International d'Italia Club di Gela. Il primo appuntamento si terrà domani dalle 16 alle 18 presso il Museo Archeologico. Il titolo è In fondo al marmo. Sono 3 in tutto gli incontri mensili, gli altri 2 si terranno domenica 13 e domenica 20 dicembre prossimo. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.